Il mondo del giornalismo italiano ha salutato Pino Buongiorno, già vice direttore di Panorama, autore di celebri inchieste, inviato di guerra. Buongiorno aveva origini lucane. Era nato 62 anni fa a Chiaromonte. E così abbiamo voluto ricordarlo con un racconto al contrario. Lui, che è stato testimone della grande attualità italiana e internazionale, nei vicoli del comune lucano ha vissuto con la sua famiglia fino all'inizio dell'adolescenza. A metà degli anni 60, a conclusione della scuola dell'obbligo, il lavoro di suo padre lo portò a Pescara. Ma questi vicoli e il paese lucano, che non era ancora il Montegrano del familismo amorale di Banfield, ricordano ancora il bambino che, con il grembiule sempre impeccabile, frequentava con grande profitto le scuole elementari, che all'epoca si trovavano nei locali del seminario. Ce lo racconta un testimone privilegiato, il suo insegnante di allora, Carlo Italo Calza, che ci mostra anche le fotografie in bianco e nero, ritratti di quotidianità scolastica del tempo. Un bambino che nello stesso momento in cui si dava da fare, perché era attivo, iperattivo per quanto riguardava le lezioni da fare, le iniziative da prendere, era svelto, però nello stesso momento dimostrava la sua timidezza, sempre educato, sempre preciso, perfetto. E forse posso dire che la passione per il giornalismo l'ha avuta in classe, perché io seguivo le tecniche di Célestin Frenet, quindi tipografia a scuola, giornalino, testo libero, calcolo vivente, e lui veniva con dei testi liberi particolari, come anche gli altri compagni, però ci teneva, lo trovavo sempre nei momenti in cui erano liberi di fare quel che volevano, lui andava al torchio, perché si metteva a comporre le lettere del testo, perché la stampante era una stampatrice, cioè bisognava prendere nei cassettini le lettere maiuscole, minuscole, la punteggiatura, e metterle in fila come si faceva allora nelle tipografie. Io sono andato via 3 anni prima, cioè appena questa classe fece l'esame di quinta elementare, io mi trasferì a Ercolano, perché volevo stare vicino all'università per laurearmi. Questo bambino invece continuò a stare con la famiglia a Chiaromonte fin quando nel 66 aveva conseguito finalmente la licenza di terza media. Il padre, impiegato dell'ufficio del registro, si era fatto trasferire a Pescara, dove c'erano i suoi familiari già. E da allora io poi Pino non l'ho visto più, se non in televisione, negli ultimi anni, quando partecipava alle trasmissioni televisive, ai dibattiti televisivi. Da maestro di Pino Buongiorno si è sentito sempre orgoglioso di quello che poi è diventato? Sì, mi sono sentito orgoglioso non soltanto di Pino, ma di 3-4 alunni, perché con lui era compagno di classe il chitarrista maestro Giovanni Viola, il quale è arrivato a dare anche dei concerti al Bolshoi. E poi c'era Giovanni Ricciardi, il famoso Giannino, adesso professore di ruolo presso l'Università Federico II di Napoli, di vulcanologia. Un'ultima cosa, stiamo parlando di un periodo che va dagli anni 50 alla metà degli anni 60. Era il periodo in cui Chiaromonte ancora non era Montegrano. Che periodo era da un punto di vista sociale e culturale per Chiaromonte? Innanzitutto, quando arrivai io, era un paese che aveva la piazza piena ogni sera, ma piena veramente. Poi con la emigrazione verso il nord e verso le altre nazioni dell'Europa si è svuotato, però allora era veramente un centro, aveva tutti gli uffici, si arrivavano la mattina con i pullman le persone che dovevano andare all'ufficio dell'imposta, all'ufficio del registro, poi era centro perché c'era la pretura, adesso c'è solo il giudice di pace. Chiaromonte è stato adesso svuotato, non c'è quasi niente, e chi ci resta e lavora deve essere messo sul piano dell'eroe solitario, il famoso eroe solitario del quale parla un bellissimo romanzo russo che lessi tanti anni fa, cioè questo eroe che era circondato da un esercito di persone si trovò solo, perché a poco tutti lo abbandonarono. Però questo non è meno colpa dei cittadini, è colpa delle condizioni economiche del luogo.